Quest'anno, ricorrendo il centesimo anniversario dell'entrata in guerra, nella grande guerra dell'Italia, ci è sembrato quanto mai opportuno accogliere la possibilità di presentare questo bel lavoro e i miei sinceri complimenti all'amico e collega Dino Pepe, che ha fatto davvero un lavoro improbo, e poi per averlo saputo rendere a noi tutti la storia in maniera piana e chiara. Lui si è limitato a una introduzione, a una presentazione dei personaggi, poi ha fatto parlare i documenti, e i documenti parlano con chiarezza. Il libro costituisce senza dubbio un contributo alla conoscenza di questa fase cruciale della storia del Novecento italiano e del Novecento europeo, che è l'avvento al potere del fascismo. Gli studi su questo argomento, per quello che riguarda la terra di lavoro, non sono numerosi e non sono abbastanza documentati, bisogna dire. Esistono delle tesi consolidate che però sono state messe in discussione dalle più recenti ricerche, che sono quelle relative a un fascismo che avrebbe avuto una nascita indolore nel periodo che va dal 21 al 24, che è il periodo nel quale cominciarono le violenze squadristiche, nelle quali cominciarono a organizzarsi le sezioni del partito fascista, che in terra di lavoro nel 22 erano 170, e diciamo questo anche perché naturalmente le fonti dell'epoca, e questa è una cosa che appare molto evidente dal libro, sono delle fonti nelle quali sempre di più il potere prefettizio e quello dei sottoprefetti è un potere che sostiene il punto del fascismo casertano, dietro un contributo fondamentale all'affermazione del fascismo a livello nazionale. Ci sono in particolare due personaggi. Uno è Antonio Casertano, chiamato dai suoi oppositori interni, cioè dai fascisti intransigenti, il Ras dei Mazzoni, il quale è un avvocato amministrativista molto esperto di questioni che riguardano l'amministrazione pubblica. Viene chiamato da Mussolini nel 22 a un colloquio ed è il principale autore, diciamo, del disegno di legge che poi prende il nome di legge Acerbo, quella legge che nel 23 consentiva al partito che avesse avuto almeno il 20% dei voti di prendere i due terzi dei seggi del Parlamento. Casertano non solo svolse questa funzione, ma fu anche sottosegretario agli interni nello stesso periodo, e in questo modo poté aiutare in tutti i modi, diciamo, l'ascesa del nuovo ordine fascista nelle province. C'è l'enciclica del Papa Non abbiamo bisogno, con la quale in effetti si arriva quasi al limite della scomunica dei confronti del fascismo, e poi la cosa si appiana, perché poi successivamente si raggiunge un accordo. L'accordo consisteva anche nel fatto che la Chiesa in qualche modo assicurava che gli appartenenti al vecchio Partito Popolare antifascista non facessero parte dei circoli cattolici. In questa fase ci sono anche persone che non sono fasciste, che però sono catturate dalla quest'idea della grande patria dell'Italia, della grande patria italiana da costruire, e questo spiega anche la timidezza delle reazioni, reazioni veramente nulle rispetto a ciò che avvenne poi nel 27 con la soppressione della provincia. Il problema del Pasqua, no? Dico un patto che forse nemmeno quelli di San Gregorio lo sanno, lo dico anche al Vescovo: perché fu fatta la parrocchia a San Gregorio? San Gregorio era dipendente di Castello, perché San Gregorio aveva i monaci, i quali fino al 1500 erano i possessori di tutto il territorio comunale. I monaci si facevano pagare la decima. Chiese dal vescovo di avere la propria parrocchia, indipendente dai monaci. C'era un clima, a mio avviso, molto, 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 spiritualmente molto, molto intenso.
Ecco allora che la figura di Don Giacomo Vidal io la vedo come espressione, forse qui faccio una sorta di teologia della storia, come espressione della forza dello Spirito Santo. È un'immagine di apparente serenità in cui è ben evidente il benessere dei benestanti di San Gregorio che da secoli gestiscono il paese su tutto il territorio. C'è sulla sinistra, vedete, l'amore galante di Arturo Lombardi, che è uno dei primi attori poi del libro di Armando Pepe, che sorride alla sua giovane moglie, Evelyn Clark, con la spensierata superficialità di chi non ha motivo di preoccuparsi del futuro, grazie al patrimonio che gli viene da suo nonno, il governatore, il capitanato, Gaetano del Giudice. I suoi bambini sono lì poco distanti, vicino a sua madre. Questa signora, proprio lei, è la baronessa Amelia del Giudice Lombardi, con un elegante scignone sui capelli. Intanto, Don Giacomo Vitale, che è diventato un accreditato docente del seminario di Piedimonte, seguace di D'Osturzo, fonda a San Gregorio la sezione del Partito Popolare, che pochi mesi dopo il 1920, stravince le elezioni. Così, nel settembre del 1920, il nuovo sindaco è questo signore, si chiama Vincenzo Ferritto, che è un fedelissimo di Don Vitale, e resterà in sella lui per 5 cruciali anni, durante i quali Piedimonte vedrà invece cambiare 3 sindaci e 4 commissari, durante i quali prende forma il fascismo, nel quale presto confluisce Arturo Lombardi, che è accecato dalla sconfitta. Infatti i documenti contenuti nel libro riportano fedelmente la perspicacia con cui Lombardi in comune fa di tutto per mettere in difficoltà il sindaco Ferritto, ma costui ben presto nomina suoi consulenti a titolo gratuito proprio Don Giacomo Vitale insieme al re di vivo Achille Caso. La macchina da guerra è ben organizzata. Vitale, che come ci suggerisce Armando Pepe è l'anima e il regista dell'amministrazione, può contare su Ferritto, che è il sindaco amico, ma anche su un galantuomo come Achille Caso, che ha concesso un suo locale quale sede dei popolari e che poi in fondo non è mai andato d'accordo col baroncino Lombardi. Può contare poi su una solida maggioranza e può contare sull'assessore Alfonso Caso, che è un vecchio galantuomo di San Gregorio, che di mestiere fa l'amministratore della cassa rurale, fondata in paese, sull'esempio di D'Osturzo, proprio da Don Giacomo Vitale, fondata da lui per liberare i suoi paesani dalla piaga del prestito usurario. Il suo cattolicesimo sociale che ha origine nell'avere un ovarum di Leone XIII, ma che soltanto dopo qualche decennio comincia a dare i suoi frutti proprio nelle nostre realtà locali. C'è un gruppo nutrito di sacerdoti che in tutta Italia si fanno promotori di cooperative, di piccoli istituti di credito, di iniziative che spezzano l'assedio nel quale si trovano soprattutto i contadini schiacciati totalmente da coloro che detenevano la terra, dai latifondisti, e dunque dalla impossibilità di creare un'economia alternativa. E fino ad arrivare alla fine, ecco, dell'esperienza militare, esperienza pubblica, che lo fa diventare un sorvegliato speciale da parte del fascismo. Comprendiamo il perché. Un uomo come questo era un uomo pericoloso. Il professor Paglio ci ricorda quanti erano gli abitanti, fin qui si può arrivare, di San Gregorio, 900, ma quanti erano quelli che avevano diritto al voto? 92. E di questi 92, che non votano tutti, votano soltanto 66. Allora, quando parliamo di amministrazioni comunali, parliamo di amministrazioni comunali realizzate come un piccolo condominio, cioè 66 voti. La propaganda svolta dal parroco sacerdote Gian Vitale, uomo dotato di maniere insinuanti e tenace nei propositi. E in questa seconda definizione ci troviamo perfettamente. Uomo tenace, è proprio questa tenacia che preoccupa le autorità, ecco il pericolo. Vitale consiglia di non passare al fascismo. Il comune di San Gregorio è di appena 900 abitanti,
tutti pastori, contadini, operai e pochiartieri, eccetto il barone Lombardi, che è molto ben richiamato, ed un altro signore. Egli mise sulla sezione del Partito Popolare per il bene del comune. E questa, sede vita, fu per lui, che la dirigeva col consiglio. La presente amministrazione è formata di altieri contadini. Qui scrive Vescovo, ma ha scritto che sta parlando delle osservazioni di difesa che l'Italia ha fatto di se stesso. E questo è un passaggio molto, molto bello. Se manca il suo consiglio, questa povera gente subirà le vendette dei Lombardi ed egli sarà tacciato di tradimento. Il vescovo scrive, e scrive una lettera di protesta per quello che è avvenuto. È interessante questo passaggio. È certo che non si è ben difesi dalle autorità di pubblica sicurezza qui, ove il commissario di pubblica sicurezza e a capo delle spedizioni fasciste. Certo. Ringrazio i relatori che sono stati davvero generosi per definire il mio lavoro. L'esigenza è proprio quasi la voglia di studiare, di andare più a fondo, di conoscere meglio la storia del mio paese e di conoscere anche i protagonisti del nostro paese. Noi nella villa abbiamo i busti dei grandi piedimontesi, Scorcerini Coppola, abbiamo del Giacomo Vitale, di Petella. Però purtroppo nessuno ormai ne ricorda la storia, nessuno ne ha ricostruito la storia nei minimi dettagli. Quello che mi contraddistingue è l'andare a fondo. Mi piace scavare per vedere dei particolari nascosti e degli angoli nuovi, insomma, per mettere a fuoco delle cose che io ritengo essenziali nel lavoro dello storiografo, diciamo così. Una parola sul libro, ma e questo libro ha costituito per me così un esame di coscienza, no? Che termine intorno al quale uno dei verbi, anche l'altro, il negativo, quello positivo, intorno a cui gira questa ricerca in questo volume, è la figura di un sacerdote che rappresenta un'espressione forte del cattolicesimo sociale nel nostro territorio. Ecco, un sacerdote che ha passato tutta la vita in seminario. Quindi uno immaginerebbe una persona un po' presa dagli studi, ma avulsa dalla storia. Invece è un prete che, proprio per questa sua scelta, per la sua formazione, ecco, in cui è forte, come direbbe Papa Francesco, l'odore delle pecore. Lui si fa carico della situazione di povertà, dei diritti dei suoi concittadini, e lui ha una passione enorme, contrasta queste false soluzioni, no? Ecco, non si lascia affascinare dal fascismo da altre forme, così ce ne sono tante anche oggi, che di fronte ai problemi innanzitutto hanno sempre la soluzione facile. E chi ci perde è sempre la persona umana che dovrebbe essere in cima alle nostre preoccupazioni.